La Voce 24 News. Altavilla Silentina, Salerno. La comunità di Altavilla Silentina, ancora preoccupata dalle conseguenze dell'incendio delle Ecoballe. Caggiano Maratea. Successo in terra lucana per la mostra dell'artista caggianese Leonardo Gianì. Campania. Dalla regione fondi per gli scuolabus ecologici. Salerno. 14 clown dottori pronti ad entrare nelle corsie dell'oncologia pediatrica di Battipaglia e Deboli. Appuntamenti di questo weekend. Campania News. Altavilla Silentina, Salerno. La comunità di Altavilla Silentina, ancora preoccupata dalle conseguenze dell'incendio delle Ecoballe avvenuto lo scorso 30 luglio nel comprensorio militare di Persano, si mobilita per tutelare i propri diritti. Un incontro pubblico è stato indetto per lunedì 19 agosto presso l'Auditorium Casagrande, con l'obiettivo di informare i cittadini sulle possibilità di ottenere un risarcimento per i danni subiti a seguito del disastro ambientale. L'iniziativa, promossa da un gruppo di cittadini, vedrà la partecipazione dell'avvocato Luigi Gaudiano, che illustrerà le procedure legali per richiedere il risarcimento. Non si tratta di lucrare sul dolore, ma di esercitare un diritto, spiegano gli organizzatori. L'incendio ha provocato danni incalcolabili all'ambiente e alla salute dei cittadini, e ha messo in ginocchio numerose attività economiche locali, dall'agricoltura al turismo. Siamo stati feriti come comunità nel corpo, moralmente e psicologicamente, continuano gli organizzatori. Non possiamo permettere che chi è responsabile di questo disastro rimanga impunito. I cittadini intendono far valere le proprie ragioni e ottenere giustizia, non solo per se stessi, ma anche per le future generazioni. Se dovesse concretizzarsi un risarcimento, molti hanno già espresso l'intenzione di devolverlo per bonificare la zona e far rinascere questa terra, concludono. Caggiano Maratea. Successo in terra lucana per la mostra dell'artista caggianese Leonardo Gianì. Leonardo Gianì, artista di origini siciliane, ma oramai diventato caggianese d'adozione. Grande successo per la mostra di La Mostra, VIP di Augurio Vento in Poppa, che è stata allestita a Maratea per volere del professore Pasquale Persico con DNA Maratea Contemporanea. Una mostra di barche a vela realizzate con scarti di pietra dall'artista Leonardo Gianì, assemblate con mille colori per un messaggio di speranza e sincerità. In tanti hanno visitato la mostra, comprese le istituzioni locali, molti turisti e anche l'attore Rocco Papaleo. L'evento è stato ospitato dalla Lega Navale Italiana nel porto turistico di Maratea. Gianì si è trasferito per amore a Caggiano, marito di un'altra artista Antonella Carucci, ed è un artista del Mediterraneo che riesce a emozionare con le sue opere e i suoi allestimenti. Campania. Dalla regione fondi per gli scuolabus ecologici. Rientrano in graduatoria dei progetti beneficiari dei fondi regionali anche i comuni di Sant'Arsenio, Atena Lucana, Caggiano, Polla e Padula. La Giunta regionale della Campania garantisce ai cittadini dei piccoli comuni scuolabus ecologici. Sono oltre 100 i comuni e le associazioni di comuni beneficiari della misura, finalizzata allo sviluppo e al miglioramento dell'accesso ai servizi nel campo dell'istruzione. Salerno. 14 clown dottori pronti ad entrare nelle corsie dell'oncologia pediatrica di Battipaglia e Deboli. Dopo un anno di formazione con il team di professionisti dell'associazione Arcobaleno Marco Iagulli, 14 clown dottori sono pronti ad entrare nelle corsie, precisamente nei reparti di pediatria oncologica dell'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, del San di Napoli e dell'Hospice di Eboli. I nuovi clown dottori si aggiungono così a quelli anziani per portare sorrisi e conforto lì dove il cancro toglie colore e gioia. Entrare in corsia con il naso rosso è un fatto molto serio, spiega la presidente dell'associazione Iagulli, Tiziana Iervolino. Per questa ragione i tempi della formazione sono molto lunghi. Si impara ad entrare nella sofferenza in punta di piedi, per donare, attraverso il gioco e i sorrisi, momenti di spensieratezza ai bambini con patologie oncologiche. Ridere è una medicina efficace. Lo dimostrano studi scientifici, infatti, si parla non a caso di clown terapia. L'esperienza del clown dottore è finalizzata ad intervenire su chi soffre e quindi sugli altri, ma, in realtà, prima di arrivare all'altro, il percorso di formazione prevede una introspezione continua.
Dobbiamo conoscere e affrontare i nostri limiti emotivi, superarli e solo dopo questo cammino possiamo entrare in relazione con i piccoli malati oncologici e le loro famiglie. È necessario mettersi a nudo, prima di poter indossare gli abiti di qualcun altro, conclude Tiziana Iervolino. Appuntamenti di questo weekend. Ceraso, Salerno. 23 agosto ore 18, serata letteraria, Leopardi in Campania e Forse nel Cilento. Dopo i saluti istituzionali, interverranno Vincenzo Guarracino, Enzo Di Gironimo e Remigio Cammarano, con la partecipazione straordinaria di Rino Mele. Modera la serata la giornalista Silvana Romano. Celle di Bulgheria, Salerno, 23 agosto 2024, ore 21 serata con le più belle canzoni napoletane, Tracce di memoria, con Tommaso Fiche, Coce, Fabio Notari, chitarra, danzatori Melania Nicastro e Simone Centanni. San Biase di Ceraso, Salerno, 24 agosto ore 11, Le donne e il pane, poetica del rito. Laboratorio di narrazione visiva, con il contributo di Antonella Casaburi e Nello Amato. Centola, Salerno, 24 agosto ore 21, poesia tra ricordo che si fa presente e il deserto di stelle. Durante la serata saranno presentati i libri Meriggi di luna di Vincenzo Lamanna e Passo dopo passo lungo il tramonto di Giuseppe Lupo. Villammare, Salerno. Ieri è iniziata la kermesse cinematografica giunta alla 23esima edizione, ogni sera da giorno 25 agosto, dalle ore 21.30 in piazza Portosalvo, proiezioni e ospiti del mondo del cinema, della TV e della musica, serata finale il 29 agosto. Calvello, Potenza. Tour dei portali parlanti. Tutti al castello, ore 21.30, all'imbrunire ci incontriamo per ascoltare la nostra storia. Per conoscere l'affascinante percorso dei portali parlanti, a cura dei ragazzi del Servizio Civile Universale e l'amministrazione comunale di Calvello. La voce del meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.